Allora, oggi parliamo di denatalità, che è un problema, diciamo, che affligge un po' tutta l'Italia, ma in particolare anche in questo caso, oggi siamo qui in Lessinia, anche le zone montane. Ecco, c'è una soluzione o comunque un modo di tamponare questo problema? Ma sicuramente questo è un problema che è molto sentito. Per noi amministratori è una realtà con cui dobbiamo convivere tutti i giorni. In questo momento la nostra esigenza è quella di difendere quello che abbiamo. Noi vediamo che i giovani vanno via, vediamo che non si formano più famiglie, abbiamo il problema che della denatalità e quindi la nostra gente, le nostre contrade, le nostre... No, mi sono impapinato. Nessun problema, ricominciamo. Nessun problema, ripartiamo. Benissimo, allora quali sono le politiche o comunque i modi per tamponare questo problema della denatalità? Che noi non abbiamo politiche in questo momento, non abbiamo idee. Non no, abbiamo nel idee. Senso modi per tamponare o comunque anche se non politiche, siamo, insomma... Siamo insediati da un mese. In generale, com'è che si può risolvere, non solo per Negraro, comunque, in generale, com'è che si potrebbe risolvere il problema della denatalità? Non so la risposta. Ma come avevi risposto prima andava benissimo, eh? Io ho segnalato dei problemi, i nostri problemi sono questi qui. In questo momento sì, è difendere la realtà, quello che abbiamo. Io direi che ci possiamo concentrare su quello, va bene? Quello lì, va bene, d'accordo. Bene, dai, sì, perfetto, sì, prego. Sì. Vada lei. Ecco, allora il problema sicuramente dello spopolamento della nostra terra, delle nostre terre, della Lessinia, è molto sentito. Noi amministratori lo viviamo sulla nostra pelle. Vediamo che i giovani se ne vanno via, non si formano più famiglie, non nascono più bambini. Il nostro problema in questo momento è difendere la realtà, quello che abbiamo, e la scuola materna. E per assurdo noi dobbiamo lavorare per gli anziani. Abbiamo le frazioni dove ci sono sempre case sempre più vuote e la realtà nostra sono gli anziani. E quindi come risolvere il problema? È una cosa abbastanza impegnativa, abbastanza difficile. Non risposte in questo momento e vediamo da questo incontro, da questo convegno se viene fuori un qualcosa, siamo qui anche per questo, ma la realtà è questa, che viviamo proprio lo spopolamento della nostra terra.